Ciao a tutti, io sono Lenia, bentrovati in questo nuovissimo video. Una specie di wrap up e TBR di novembre, perché ho intenzione di farvi vedere tutti i libri che ho comprato e che devo leggere, diciamo, tra novembre e dicembre, e per l'università, che diciamo non è solo per lettura, ma anche per lo studio, per gli esami. Sarà un video breve perché sono pochini, però diciamo che per l'università sono un po' tanti, diciamo. Iniziamo subito con La Tempesta di Shakespeare, che ho già iniziato a studiare e io su questi libri ovviamente sto usando penne, evidenziatori, tutte cose varie. Infatti, se vedete, sono già evidenziato l'introduzione, perché ho iniziato a studiare appunto The Tempest. Ho iniziato proprio da questo perché al corso, diciamo, all'università, a lezione abbiamo proprio iniziato con The Tempest, quindi ho iniziato da questo. Poi, ovviamente, dopo The Tempest, il professore si è collegato con il tema che ha scelto quest'anno per il nostro corso, ad Aristotele, in particolare a Politica. Anche questo è sottolineato con tutti gli appunti in matita, naturalmente, in questo caso. E vedete bene che sono una studentessa prodigio, in realtà no, però diciamo che questo lo stiamo studiando ancora. Primo libro, abbiamo finito il primo libro proprio oggi, e adesso dobbiamo iniziare il terzo. Però ovviamente il professore, invece di fare una linea cioè continua, ovviamente no, perché prima di finire Politica si è voluto collegare a un altro libro di Aristotele, ossia Metafisica, perché naturalmente lui non va, diciamo, in ordine di libri, ma spiega, diciamo, per argomento. Giustamente c'erano due argomenti, uno in realtà un argomento che Aristotele ha spiegato sia in Politica sia in Metafisica, quindi abbiamo fatto questi due insieme oggi, però diciamo che Aristotele va insieme, vanno insieme questi due di Aristotele. Poi ovviamente passiamo ai libri facoltativi, che in realtà facoltativi intanto sono, perché questi primi tre libri che vi ho mostrato il professore li chiederà sicuramente, perché li sta spiegando a lezione. I prossimi invece ce li ha dati da scegliere, ci ha dato alcuni libri da scegliere. E io in realtà ne ho comprati alcuni, ma me ne manca uno. Però diciamo con calma, tanto devo leggere prima quelli più obbligatori e poi gli altri. Allora, il primo che ho scelto da leggere è I dannati della terra di Fanon. Di questo me ne manca uno, però diciamo che siccome andrà un po' alla lunga, dato che gli esami ci saranno a gennaio e devo ancora scegliere quale esame dare prima, sicuramente questo esame sarà tra gennaio e febbraio, quindi diciamo che non è tanto lontano, però insomma, io partirò sicuramente dai Dannati della Terra di Fanon, perché voglio appunto portare Fanon all'esame. E appunto me ne manca un altro che vi farò vedere forse a gennaio, quando farò il wrap up trimestrale, diciamo, come faccio sempre. Però nel frattempo beccatevi Fanon con I Dannati della Terra. Poi, in realtà, a scelta tra Fanon e un altro, Aristofane in particolare, io ovviamente ho scelto tutti e due perché non potevo non comprare altri due libri. Sì, perché io in realtà dovevo scegliere tra Fanon e Aristofane, io li ho scelti entrambi. E figuratevi, di Aristofane ne ho scelti due. In particolare ho scelto Gli Uccelli, che mi sembrava interessante da come ne ha parlato il professore, ma in particolare ho voluto comprare Le donne al Parlamento. Questi due di Aristofane saranno sicuramente parte del mio esame, in particolare Le donne al Parlamento, perché appunto da come ne ha parlato il professore sembra molto molto interessante, più di tutti gli altri, quindi Aristofane sicuramente farà parte del mio esame. Deciderò poi, quando leggerò tutti i libri, se portare effettivamente Fanon oppure Aristofane, perché la mia amica ha scelto Fanon già dal principio e non ci sta capendo assolutamente niente, quindi sicuramente io sceglierò Aristofane, ma questo è da vedere. Come ultimo libro
diciamo, per questo esame c'è un'altra, diciamo, scelta. Questo è molto molto facoltativo perché il prof l'ha solamente citato e ha detto chi lo vuole leggere lo legga. Io ho comprato l'edizione della Newton Compton che costa poco, ho speso 4,90 euro. Sto parlando di Repubblica di Platone, che si può collegare con Aristotele. Quindi, se mi dovesse chiedere qualcosa di Platone, magari ho letto già la Repubblica, posso collegarmi poi con Aristotele. Ho comprato un libro per un altro esame di pedagogia e sto parlando di Grammatica della Fantasia di Gianni Rodari, perché non potevano scegliere Gianni Rodari come lettura per preparazione all'esame. In realtà la prof non ci chiederà di Gianni Rodari, però so che ci tiene molto, infatti anche il 28 novembre ci sarà una conferenza su Gianni Rodari e lei prenderà le firme. Quindi, siccome lei è una grandissima fan di Gianni Rodari e probabilmente chiederà qualcosa a riguardo sicuramente. E questo era uno dei libri che c'era, diciamo, tra libri da scegliere, però diciamo che sono facoltativi, non è obbligatorio in realtà, non bisogna neanche portarlo all'esame. Però è un mio sfizio personale leggere qualcosa di Gianni Rodari, per diciamo più co collegarmi alla pedagogia del Novecento, è quello che stiamo facendo, dato che è la storia della pedagogia, mi sembra poi giusto leggere anche Gianni Rodari che ha fatto parte appunto di questa corrente pedagogistica del Novecento. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Fatemi sapere nei commenti se anche voi universitari avete dovuto leggere o dovete leggere dei libri per l'università per prepararvi agli esami. E fatemi sapere quali, magari io poi bizzico un po' su internet per vedere se mi interessano e se ci capisco qualcosa, soprattutto perché non è detto che possa capire tutto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!